Allora, intanto buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti. Io sono Giorgio Alberti, sono docente di gestione forestale presso l'Università di Udine e anche l'Università di Bolzano. Mi è stato chiesto oggi di parlarvi di diversità negli ecosistemi forestali e di come la diversità negli ecosistemi forestali può favorire l'erogazione di servizi ecosistemici, ma anche essere utilizzata come strumento per l'adattamento al cambiamento climatico. Come tutti sappiamo, ormai il cambiamento climatico è una cosa, diciamo, assodata, è in atto e lo sperimentiamo quasi ogni giorno, soprattutto negli ultimi anni. E come è stato riportato nell'ultimo rapporto dell'IPCC, dell'Intergovernmental Panel on Climate Change nel 2021, è inequivocabile che questi cambiamenti climatici sono dovuti soprattutto alle attività antropiche. Nelle due animazioni vedete sostanzialmente come è variata nel corso degli ultimi, più degli ultimi 100 anni, la temperatura terrestre, due animazioni diverse, quindi come si è distribuito questo riscaldamento nella temperatura media a livello globale, e come proprio la temperatura media globale sia aumentata, un po' come l'accrescimento degli alberi, se volete, nel grafico a destra. Ormai abbiamo raggiunto un riscaldamento di superiore a 1,25 gradi centigradi rispetto a una baseline di riferimento, cioè la temperatura agli inizi del Novecento, alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, ma soprattutto l'aumento negli ultimi 50 anni è stato, diciamo, molto più sensibile che nel periodo precedente. Attualmente, quindi, l'umanità si trova a dover affrontare due principali problemi: da un lato, quello di mitigare o adattarsi al cambiamento climatico, che significa non solo, come vedremo anche dopo, aumento della temperatura media, ma anche, diciamo, aumento degli eventi estremi climatici, ma dall'altro lato, l'altro, diciamo, sfida è anche quella di limitare la perdita della biodiversità, e oggi cercheremo di capire per quale motivo questo aspetto è importante. Per quanto riguarda proprio la mitigazione del cambiamento climatico, l'Unione Europea ha bisogno di ridurre le sue emissioni da 58 gigatonnellate di CO2 equivalenti del 2019 a circa 25 entro il 2030. Questo per raggiungere l'obiettivo del protocollo di Parigi di contenere l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 gradi centigradi. Dobbiamo quindi chiederci se gli sforzi che noi stiamo facendo sono effettivamente efficaci nel limitare o nel ridurre le nostre emissioni e quindi un ulteriore riscaldamento. Se andiamo a vedere qui in questo grafico i diversi scenari climatici elaborati dall'IPCC, e in particolar modo se guardate la linea blu, questa più bassa, rappresenterebbe sostanzialmente quello che dovrebbe essere l'andamento delle emissioni totali di CO2 per rimanere all'interno di un aumento al di sotto dei 2 gradi centigradi, vediamo che nell'ultimo periodo, nell'ultimo decennio, effettivamente le emissioni sono state abbastanza stabili. Questo è dovuto principalmente a un lievissimo aumento delle emissioni da combustibili fossili, ma a un invece sensibile decremento per quanto riguarda i cambiamenti d'uso del suolo e in particolar modo la deforestazione nei paesi tropicali. Però si nota anche che anche rimanendo così costanti non raggiungeremmo l'obiettivo di Parigi dei 2 gradi centigradi, ma dobbiamo per forza mettere in atto delle strategie di sequestro della CO2. Questo proprio per limitare appunto questo aumento della temperatura. Cosa hanno fatto i diversi paesi? Ora, se li suddividiamo in tre grosse categorie, quindi paesi ad elevata, diciamo, economia sviluppata, paesi, diciamo, middle income economies e i paesi invece in via di sviluppo, notiamo che mentre i primi hanno effettivamente ridotto, ed è, diciamo, quei dati rappresentati in blu, hanno ridotto le loro emissioni nel periodo che intercorre tra il 2016 e il 2019, i paesi invece delle
middle income economies e soprattutto quelli delle low income economies hanno continuato ad aumentare le loro emissioni anche perché sono in sviluppo economico. Il 2020 è stato un anno particolare perché il 2020, diciamo a cavallo del 2020, abbiamo avuto il Covid, che è stato una specie di grande esperimento globale di riduzione delle emissioni, e vedete che effettivamente in tutti e tre i casi c'è stata una significativa diminuzione delle emissioni di CO2 in termini qui percentuali. Se poi li andiamo a vedere in termini assoluti, vedete in questo grafico in alto a destra, la linea rossa vi rappresenta proprio la riduzione, in questo caso in gigatonnellate di CO2 all'anno, riscontrata a causa del lockdown e della pandemia. Quali sono quindi le strategie che possiamo adottare per la mitigazione del cambiamento climatico? Vedremo in quali di queste si potrebbe inserire anche, diciamo, il mantenimento della biodiversità. Ovviamente l'emissione delle riduzioni, quindi cambiare, le fonti energetiche, passare a delle griglie energetiche decarbonizzate, cambiare i nostri stili di vita, per esempio cambiamenti sia nell'utilizzo dei mezzi di trasporto, dei mezzi a combustibili fossili, ma anche cambiamenti nella dieta. Nel grafico in basso a destra vedete qual è l'impatto in termini di emissioni di gas a effetto serra, quindi non solo la CO2 ma anche protossido di azoto e di metano, legati a diversi tipi di dieta, e quale potrebbe essere l'impatto cambiando il tipo di dieta. In questo caso vedete che, per esempio, in questo studio la dieta vegetariana o vegana effettivamente comportano una fortissima riduzione delle emissioni complessive di gas a effetto serra. Altro aspetto è poi quella del miglioramento energetico ed infine ovviamente sequestro di CO2 e rimozione dell'atmosfera. In questo contesto rientrano quelle che oggi vengono chiamate con questo termine di nature-based solution, cioè soluzioni basate sulla natura. In questo senso, in questo contesto, rientrano le foreste, rientra anche il discorso della diversità, come vedremo fra poco. Intanto, cosa sono in generale le nature-based solution? Sono sostanzialmente delle soluzioni ispirate e supportate dalla natura, che diciamo sono in qualche modo efficienti dal punto di vista economico, ma anche da quelli che sono i possibili impatti economici, sociali ed ambientali, che possono aiutare, diciamo, l'umanità ad ottenere determinati beni e servizi in maniera sostenibile, o possono aiutare l'umanità a essere più resiliente o resistente al cambiamento climatico in atto. Trattandosi ovviamente di soluzioni basate sulla natura, quindi su specie soprattutto ovviamente vegetali, è ovvio che una maggiore diversità, o comunque poggiano le loro radici proprio in una certa diversità di specie, diversità specifica. All'interno, diciamo, delle soluzioni basate sulla natura rientrano poi tutta una serie di sottocategorie che vanno dal recupero, il restauro degli ambienti degradati forestali, alla riduzione della deforestazione e della degradazione di questi sistemi, alla gestione forestale o gestione agricola attuata secondo determinati canoni e determinate strategie, ma anche per esempio all'implementazione di tecniche di agroforestry, quindi di combinazione di coltivazioni con anche l'utilizzo di specie arboree. In ogni caso, indipendentemente, diciamo, dalla categoria a cui ci stiamo riferendo, e questa, diciamo, tabella non vuole essere esaustiva, ma è solo, diciamo, una semplificazione, un esempio di alcune tecniche, alcuni approcci che possono essere utilizzati, in ogni caso gli elementi fondamentali delle nature-based solution, così come definite anche dall'Unione Europea, sono innanzitutto il fatto che devono essere basate sul mantenimento o sul favorire la biodiversità, perché questa è un acceleratore di quelli che sono i servizi ecosistemici, oltre che favorire diciamo la resistenza e la resilienza degli ecosistemi stessi, e sarà questo l'oggetto
oggi della nostra chiacchierata, dall'altro lato devono anche essere basati su un forte coinvolgimento dei portatori di interesse locali, sviluppando quindi delle tecniche degli approcci che siano concordati con questi portatori di interessi locali. Questo ovviamente è un aspetto più, se volete, sociologico ed economico, che ovviamente non toccheremo oggi in questa chiacchierata. Tra i principali, diciamo, strumenti proprio per diciamo, cercare in parte di mitigare il cambiamento climatico, in particolar modo le emissioni di gas a effetto serra, non è ovviamente una soluzione che consentirà di bilanciare completamente quelle che sono le emissioni, ma può in qualche modo rallentare l'effetto del cambiamento climatico, intanto che noi adattiamo i nostri stili di vita, modifichiamo i consumi energetici, troviamo altre fonti combustibili, eccetera, sono sicuramente, dicevo, le foreste. Le foreste complessivamente coprono circa 4 miliardi di ettari a livello globale, quindi circa un terzo della superficie terrestre è coperta da foreste, che sono ovviamente distribuite in maniera diversa in termini di copertura nei diversi continenti. Se dividiamo questa superficie per l'attuale popolazione mondiale, diciamo che ognuno di noi è come se fosse responsabile di circa 5.000 metri quadri di bosco. In queste foreste si trovano circa 3 per 10 alla 12 alberi, quindi circa una densità di circa 422 alberi a persona, ovviamente con delle densità diverse a seconda del sistema che andiamo a considerare, a seconda delle specie che andiamo a considerare. Queste foreste attualmente svolgono un ruolo di sink di carbonio, cioè fissano attivamente carbonio nelle diverse componenti dell'ecosistema, quindi non solo nella componente aerea, quindi nei fusti, nei rami, nelle foglie delle piante, ma anche nella sostanza organica che si trova nel terreno. Complessivamente abbiamo uno stock netto di 7,6 gigatonnellate di CO2 equivalenti all'anno, quindi diciamo che la fotosintesi sono circa 16 gigatonnellate, la respirazione sono circa 8 gigatonnellate, la differenza tra quanto entra e quanto esce con la respirazione ci dà uno stock annuo di 7,6. Questo stock purtroppo, questo sink purtroppo non è costante nel tempo, ma varia di anno in anno, e soprattutto nelle annate caratterizzate da eventi estremi, quali ondate di calore, siccità principalmente, le foreste da sink possono anche diventare delle sorgenti di carbonio. Questo ovviamente va ad aumentare l'effetto del cambiamento climatico. Da un punto di vista delle specie, se ci chiediamo quante specie di alberi esistono al mondo, è una domanda che spesso faccio ai miei studenti, ovviamente loro cominciano a pensare al numero di specie forestali che studiano a botanica e quindi dicono in un ecosistema temperato ci sono una quarantina o cinquantina di specie arboree, che è la conoscenza, diciamo, che hanno delle specie. In realtà è stato stimato che ci sono circa 73.000 specie di alberi in un recente lavoro pubblicato su PNAS l'anno scorso, di cui circa 9.000 devono essere ancora scoperte. Come è stato stimato questo numero? Sostanzialmente basandosi su una rete di punti di osservazione distribuiti su tutta la superficie terrestre, quindi più di 1,5 milioni di aree di saggio in cui gli alberi sono stati contati, misurati, identificati, eccetera, sono stati elaborati degli indici di diversità specifica che tengono anche conto di quante volte una specie viene identificata all'interno dello stesso plot, e a questo punto con dei modelli matematici è stato calcolato quello che era il numero di specie effettivamente misurato, e aumentando il numero di plot di misura quale sarebbe stato il numero massimo a cui si sarebbe potuti arrivare, quindi questo famoso 73.000 come numero di specie. Molte di queste specie sono specie estremamente rare, cioè sono specie che sono state
diciamo, catalogate, identificate una, due, tre volte in questo milione e mezzo di plot, soprattutto nella fascia tropicale o subtropicale. Vedete nell'immagine sotto come la maggiore ricchezza specifica si trovi localizzata proprio nella fascia dove le foreste sono più a rischio, cioè nella fascia tropicale, dove effettivamente un ettaro di foresta magari contiene centinaia di specie vegetali e decine di migliaia di specie di invertebrati, quindi una ricchezza complessiva estremamente, estremamente alta. Questa distribuzione delle specie si pensava fosse legata quasi esclusivamente a una, diciamo, gradiente di temperatura che c'è con la latitudine. Quindi la temperatura influenza molti processi metabolici, sia degli animali che delle piante, e quindi al diminuire della temperatura aumentando la latitudine andiamo a trovare meno specie, perché meno specie sono adattate a quel particolare andamento climatico. Questa teoria prende il nome di teoria del gradiente latitudinale della diversità, ma in realtà in un altro lavoro pubblicato l'anno scorso, in questo caso su Nature, è stato visto come questo è vero fino a una certa latitudine. Nella fascia tropicale, qui vedete il confronto tra quella che dovrebbe essere la distribuzione teorica legata solo alla temperatura, la linea rossa, e quella che è la distribuzione reale, la linea nera, vedete che diciamo, sono molto concordi nella fascia temperata o boreale, mentre nella fascia tropicale la temperatura da sola non spiega la diversità specifica, quanto piuttosto ci sono altri fattori, soprattutto diciamo di tipo topografico, orografico, di fertilità, che influenzano la presenza di altre specie a parità di temperature, che operano quindi a scala locale. Non ultimo il fattore antropogenico, quindi il disturbo legato all'azione dell'uomo. Se dalla visione globale ci spostiamo alla visione europea, anche in Europa circa diciamo il 30% della superficie totale è forestale, per circa 215 milioni di ettari. Questa superficie forestale è in espansione soprattutto da noi per, diciamo, cambiamenti socio-economici che hanno portato allo spopolamento di aree marginali e di aree di montagna dove i processi di espansione del bosco sono in atto. E dal punto di vista della ricchezza specifica, ovviamente non arriviamo ai livelli di foreste tropicali, siamo nella fascia temperata e per quanto abbiamo detto prima, ci aspettiamo una diminuzione della diversità e della ricchezza specifica. Vedete che gran parte delle nostre foreste europee hanno in media 2, 3 o 4 o 5 specie, anche se c'è una buona fetta, circa il 32%, che ha una sola specie. Sono soprattutto foreste del centro Europa, dove nei decenni precedenti, o addirittura nei secoli precedenti, sono state favorite alcune specie a discapito di altre, soprattutto per questioni di natura economica, primo fra tutti l'abete rosso come specie, diciamo, economicamente più vantaggiosa. Ma come si organizzano e perché abbiamo diverse composizioni specifiche nelle foreste? Fondamentalmente, diciamo, in base a due teorie, una secondo la quale l'ambiente, diciamo, seleziona delle specie con dei tratti funzionali più adatti a sopravvivere in quell'ambiente stesso. L'altra teoria è quella della differenziazione della nicchia, ossia sostanzialmente noi possiamo avere più specie in uno stesso ambiente perché loro riescono a differenziare la nicchia ecologica da cui acquisiscono le risorse di cui hanno bisogno. In questo esempio è il caso invece di specie animali, abbiamo un albero, all'interno dell'albero troviamo diverse specie di uccelli a diverse altezze perché ciascuna, pur vivendo nello stesso albero, sfrutta delle nicchie ecologiche differenti. Come leghiamo però questo discorso della diversità specifica a quanto abbiamo detto prima, cioè alla, diciamo, adattamento alla mitigazione del cambiamento climatico, ai servizi ecosistemici? Partiamo da questa considerazione. Diversi studi
hanno diciamo dimostrato come all'aumentare della ricchezza specifica aumentino determinati servizi ecosistemici, aumenta la produzione per esempio di legname, aumenta lo stoccaggio del carbonio, quindi il servizio di regolazione climatica, aumenta la biodiversità di altre specie, quindi abbiamo diciamo dei servizi di supporto, aumenta la presenza di specie animali e quindi nuovamente fornitura e quant'altro. Questo è sostanzialmente anche qui legato a due possibili meccanismi. Il primo è diciamo un'ipotesi di ridondanza, cioè sostanzialmente noi aumentiamo il numero di specie, introduciamo nuove specie in un certo ecosistema, ogni specie diciamo aggiunge il suo contributo, per esempio, alla produzione complessiva dell'ecosistema attraverso il suo accrescimento con la fotosintesi e quindi complessivamente l'ecosistema diciamo produce di più. Questo però è vero fino a un certo numero di specie, superato il quale la produzione rimane pressoché costante perché andiamo ad aggiungere una specie che non aggiunge nulla rispetto ad altre specie già presenti. Un'altra ipotesi è invece quella della complementarietà, ossia una specie si aggiunge e attraverso dei meccanismi di facilitazione, di supporto ad altre specie già presenti, crea un maggiore sfruttamento delle risorse, un maggiore diciamo accrescimento complessivo del sistema. Anche qui a un certo punto si tenderà ad arrivare a un plateau, ma più lentamente che nel caso precedente. Per chiarire questo aspetto, supponiamo e semplifichiamo di considerare proprio il fissaggio della CO2 come servizio ecosistemico, quindi la produttività primaria lorda, che sarebbe la GPP, Gross Primary Productivity, che è uguale all'attività fotosintetica che lorda che avviene a livello delle foglie. Da che cosa è influenzata questa produttività? Fondamentalmente da tre fattori. La disponibilità di risorse, questa quella chiamata qui nella slide resource supply, la capacità di acquisire queste risorse da parte degli individui, quindi il modo con cui le piante intercettano la luce, assorbono l'acqua, assorbono i nutrienti e quindi poi li trasformano in sostanza organica, e per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la trasformazione, l'efficienza nell'uso delle risorse. Quindi sostanzialmente il prodotto di questi tre fattori influenza il risultato finale che è la GPP. Ecco, a seguito della competizione tra gli individui, la facilitazione tra gli individui o una riduzione della competizione tra gli individui, noi possiamo andare a modificare uno o più di questi fattori e quindi modificare il risultato finale. Come vedremo, nel caso della diversità, soprattutto per quanto riguarda lo stoccaggio del carbonio e l'accrescimento, prevalgono soprattutto gli aspetti di facilitazione rispetto agli aspetti di competizione, quindi abbiamo in questo caso un maggiore stoccaggio di carbonio. Come possiamo studiare questi, diciamo, meccanismi? Abbiamo sostanzialmente anche qui tre approcci. Possiamo utilizzare inventari, quindi utilizzare aree distribuite su tutta la Terra e andare a studiare l'accrescimento, lo stoccaggio del carbonio o altri servizi ecosistemici e poi cercare di porlo in relazione a quella che è la sola variabile della ricchezza specifica. Possiamo fare degli esperimenti, quindi piantare in una stessa area delle aree sperimentali con ricchezza specifica variabile. Possiamo utilizzare dei soprassuoli, delle foreste, diciamo così, mature, che sono molto simili per condizioni climatiche, condizioni di suolo e gestione, e andare a vedere ed isolare il solo effetto della fertilità. Qualunque di questi sistemi che abbiamo per studiare queste relazioni tra biodiversità e servizi ecosistemici ha dei pregi e dei difetti. Fondamentalmente noi dobbiamo valutare l'applicabilità del sistema seguendo tre principali proprietà, e più precisamente l'ortogonalità, cioè la possibilità di poter isolare l'effetto della sola biodiversità rispetto ad altri fattori confondenti come il clima, il disturbo antropico, eccetera, la comprensività, cioè la possibilità di poter esaminare
nello stesso posto più servizi ecosistemici in maniera tale da massimizzare il nostro risultato, il nostro studio, e la rappresentatività, cioè il fatto di quanto quel risultato poi sia estendibile anche ad altre zone, ad altri sistemi. Qui vedete il confronto tra esperimenti, inventari e diciamo il terzo approccio, quello delle explanatories. Vedete come nel caso degli inventari, per esempio, abbiamo un'elevata replicabilità perché copriamo una grande spazio, area spaziale, tutto il globo magari, però abbiamo una bassa ortogonalità, cioè riusciamo difficilmente a isolare solo l'effetto della diversità, e soprattutto abbiamo una bassa comprensività, cioè possiamo esaminare un solo servizio ecosistemico, perché quell'inventario è stato studiato per rispondere a una certa domanda, come per esempio quantificare l'accrescimento delle foreste. Al contrario, gli esperimenti ci consentono di massimizzare l'ortogonalità, cioè ci concentriamo solo sull'effetto della biodiversità, perché sono fatti nello stesso posto, con le stesse condizioni, la stessa gestione, sono, diciamo, molto comprensivi perché possiamo contemporaneamente esaminare diversi aspetti, ma sono poco, diciamo, rappresentativi perché sono fatti in pochi siti in giro per il mondo. Per darvi degli esempi, questa è una rete di aree di studio in giro per il mondo, di plot forestali, diciamo, permanenti di tipo inventariale, circa 1,2 milioni di aree di studio in più di 70 paesi, di cui i dati sono effettivamente accessibili in un unico database, e quindi vediamo come studi basati su questo tipo di plot possono aiutarci a comprendere l'effetto della ricchezza specifica sui servizi ecosistemici. Partiamo dal livello, diciamo, di singola pianta, o meglio di singolo individuo, di singola specie. Qui vedete, diciamo, un operatore che preleva delle carote di legno da una pianta e poi attraverso la lettura degli anelli ricostruisce quello che è lo sviluppo del diametro in funzione dell'età, che sono i quattro grafici che vedete a destra. Quindi in questi grafici abbiamo lo sviluppo dell'età di tutte le piante, ogni curva rappresenta una pianta campionata, per quattro specie che si trovano in queste foreste della Spagna. Questo studio è stato condotto in Spagna. Quindi abbiamo due specie di conifere, due pini, e due specie di latifoglie e due querce. A questo punto, per considerare delle condizioni, diciamo, climatiche abbastanza uniformi, sono state considerate solo un tratto dell'accrescimento di diametro, che è quello riportato in nero, che sono gli ultimi 35 anni di vita delle piante. Ed è stato valutato nei diversi plot quella che è, diciamo, l'accrescimento negli ultimi 35 anni di vita delle piante in funzione della composizione specifica. Quindi abbiamo specie che cresce all'interno del plot, c'era solo lei, specie che cresce insieme a un altro pino, specie che cresce insieme anche alle alcune delle latifoglie, oppure la mescolanza di tutte insieme. Vedete che la risposta a livello di specie è stata molto diversa. Mentre i pini sembrano avere una risposta, diciamo, in termini di accrescimento maggiore all'aumentare della presenza delle latifoglie, probabilmente perché le latifoglie aumentano anche quella che è la fertilità del terreno attraverso la lettiera che viene restituita al suolo. Nel caso delle latifoglie, il fatto che ci fosse o meno il pino o che non ci fosse, diciamo, non ha alcun effetto, perché vedete che praticamente la curva è piatta. Quindi, diciamo, a livello individuale la risposta è diversa. La domanda è: ma quando mettiamo insieme tutte le specie contemporaneamente a livello dello stesso plot, la risposta sarà positiva o sarà nulla o addirittura negativa? Qui, diciamo, è la stessa cosa che vi ho fatto vedere, ma per rispondere a questa domanda ovviamente abbiamo bisogno di un dataset molto grande. Quindi qui consideriamo, supponiamo di considerare 1.200.000 aree di studio sparse per il mondo, di fare misure sempre di accrescimento legnoso, di stimare quella che qui è indicata con T, quindi la produttività, l'accrescimento, e di vedere se questo accrescimento, oltre che essere funzione di una serie di variabili accessorie come la temperatura, la piovosità, eccetera, è anche funzione della ricchezza specifica qui indicata con S. La forma della curva che potrebbe legare la produttività
alla ricchezza specifica è legata da questo fattore teta, questo esponente, che fa sì che se l'esponente è compreso tra 0 e 1, la curva sarà crescente con la concavità rivolta verso il basso, che è questa, diciamo, situazione intermedia che è circondata nella figura dal riquadro azzurrino, oppure possiamo trovarci in altre situazioni a seconda del variare di teta. Plottando tutti i dati a livello globale in una analisi pubblicata su Science nel 2016, è emerso che effettivamente c'è una relazione positiva tra la produttività, in questo caso espressa come accrescimento in metri cubi ettaro anno delle specie presenti nei diversi plot, all'aumentare della ricchezza specifica. L'altra cosa che è stata messa in evidenza poi da altri studi è che questa relazione però non permane nel momento in cui noi andiamo a considerare dei sottoinsiemi di ecosistemi, cioè non consideriamo il livello globale, ma andiamo a considerare delle fasce, diciamo, di vegetazione, quindi la fascia tropicale da sola, piuttosto che la fascia temperata da sola, eccetera. Perché fondamentalmente sembrerebbe che questa relazione sia legata anche alla presenza di fattori limitanti, ossia dove abbiamo condizioni di stress, il fatto di avere più specie determina una prevalenza dei processi di facilitazione. Una specie facilita un'altra perché in qualche modo ne trae anch'essa vantaggio. Mentre invece dove abbiamo condizioni, diciamo, ottimali dal punto di vista del clima o della fertilità, prevale la competizione, perché a quel punto non ho fattori limitanti e una specie vuole prevalere sull'altra per poter sopravvivere. Quindi cosa hanno fatto gli studiosi? Hanno considerato per esempio un gradiente di condizioni climatiche, in particolar modo di pioggia. Qui vedete diversi paesi considerati: l'Italia, la Spagna, la Germania, la Svezia e la Finlandia, quindi un gradiente di pioggia. Hanno studiato l'accrescimento, quindi la produttività in funzione della ricchezza specifica, hanno visto che la pendenza della curva tende a diminuire, quindi la forza della regressione tende a diminuire all'aumentare della, diciamo, condizioni di bontà di fertilità o di clima, in questo caso espresse dalla precipitazione. Quindi vedete che plottando la pendenza, questa pendenza tende a essere molto forte, il grafico a destra, quando siamo in un ambiente limitante per la precipitazione, molto bassa, quindi quasi piatta, quando ci troviamo in una, addirittura negativa, quando ci troviamo in una situazione dove ho tanta pioggia, molte risorse e quindi una forte competizione. Quindi il fatto che noi troviamo una relazione positiva è dovuta principalmente a processi di facilitazione. E questo è stato verificato a livello globale nello studio precedente del 2016, in cui vedete come a seconda dell'ecosistema varia il valore di quel fattore teta di cui stavamo dicendo. Quindi la perdita di una specie a livello temperato boreale avrà un impatto molto più significativo sulla produttività rispetto alla perdita di una specie nella fascia tropicale. Oggigiorno, per poter, diciamo, studiare meglio questi aspetti, nei plot inventariali vengono utilizzate anche nuove tecniche di monitoraggio real time con Internet of Things, come questi strumenti che ci consentono di monitorare in continuo, a passo di minuti o di ore, l'accrescimento, le condizioni microclimatiche, quindi in futuro potremo risolvere anche meglio questi processi. Un altro approccio è poi quello degli esperimenti di manipolazione. Esiste una rete di esperimenti dove sono state piantate varietà diverse in termini di numero di specie di alberi. Il più grosso esperimento è questo in Cina, dove sono 38 ettari di esperimento con 566 plot con una ricchezza specifica che va da 0 a 24 specie diverse all'interno del plot. Quello, diciamo, un po' più piccolo e più vicino a noi è questo in Germania, dove abbiamo 11 ettari di esperimento, 25 plot e 16 specie. Anche qui le misure vengono ripetute nel tempo e si è visto, analogamente a quanto riscontrato negli studi a livello globale, che effettivamente la produttività aumenta con l'aumentare della ricchezza specifica. E questo effetto è tanto maggiore con il passare del tempo da quando le piante sono state, diciamo, piantumate.
sia per quanto riguarda i dati misurati, qui a sinistra, sia per quanto riguarda dei modelli previsionali che sono stati adottati. Non solo accrescimento, ma anche stoccaggio di carbonio. In particolar modo, maggiore produttività aerea si traduce anche in una maggiore produttività, o meglio, accumulo di carbonio a livello del suolo. Qui è lo stessa, diciamo, piantagione che abbiamo visto prima. Ovviamente, quando io passo da un certo sistema, che può essere un prato, a un bosco, inizialmente ha una diminuzione di carbonio, ma questa diminuzione di carbonio è tanto minore quanto maggiore è la ricchezza specifica. Quindi il fatto di avere più specie aumenta il carbon input, o meglio, ha un'influenza sia sulla quantità che sulla qualità del residuo, e quindi abbiamo un aumento dello stoccaggio di carbonio. Questo l'abbiamo visto anche, diciamo, in Germania, dove all'aumentare della ricchezza specifica, in particolar modo della ricchezza funzionale, quindi non solo il numero di specie, ma anche alcune caratteristiche chimiche o fisiche delle specie, soprattutto in termini di composizione della chimica delle foglie, di caratteristiche delle foglie, aumenta quella che è l'attività enzimatica del suolo e quindi porta a una maggiore, diciamo, fertilità del terreno, che potrebbe giustificare il maggior accrescimento delle piante. L'ultimo approccio è quello degli explanatories, cioè di utilizzare popolamenti maturi che però si differenziano per la ricchezza specifica, in questo caso, diciamo, e non per altre caratteristiche. Anche qui i dati confermano quanto riportato negli altri studi. Quindi sostanzialmente all'aumentare la ricchezza specifica abbiamo un aumento della componente, diciamo, di accrescimento del soprassuolo, di stoccaggio complessivo del carbonio nei diversi pool dell'ecosistema, e quindi un maggiore, diciamo, accumulo. Capite quindi che se la nostra strategia è quella di cercare di mitigare il cambiamento climatico attraverso un maggiore stoccaggio di CO2 negli ecosistemi terrestri, in particolar modo nelle foreste, mantenere foreste con una maggiore ricchezza specifica o favorire piantagioni con un maggior numero di specie, se pensiamo per esempio alle piantagioni di pianura, questo ha un effetto sull'accumulo di carbonio. Come dicevo, non solo nel soprassuolo, qui siamo in Friuli, ma anche a livello del suolo. Nel grafico sotto vedete l'aumento della quantità di carbonio a seguito della piantagione in funzione del numero di specie o in funzione della ricchezza funzionale delle specie. Tuttavia, ovviamente ci sono da un lato dei limiti nel numero di specie che possiamo utilizzare, perché alcune specie non sono adatte al clima in cui magari le vorremmo favorire o utilizzare, ma dall'altro lato abbiamo anche il problema del cambiamento climatico, che ha un impatto sulle foreste e in particolar modo un impatto sulle diverse specie vegetali e animali. Impatti che possono essere positivi: il cambiamento climatico ha portato a un'anticipazione di alcune della ripresa vegetativa delle piante, un allungamento della stagione vegetativa, ha quindi una senescenza più tardiva delle foglie, il che anche giustifica in parte l'aumento dell'accrescimento delle foreste. Per esempio in Giappone, dove stanno registrando la fioritura dei ciliegi a Kyoto dall'800, inteso 800, non 1800, ma 800, fino ai giorni nostri, si è vista un'anticipazione di quasi 20 giorni nella fioritura dei ciliegi. Tutto questo ha un effetto sull'accrescimento. È stato visto che le foreste oggi crescono circa il 67% in più rispetto a quanto crescevano negli anni 50, in parte per l'aumento della CO2 atmosferica, che ha un effetto fertilizzante, in parte per le deposizioni azotate, in parte perché lasciamo di più residui legnosi e lettiera in bosco, in parte perché molti di questi popolamenti sono ancora relativamente giovani e quindi crescono molto attivamente. Quindi, diciamo, c'è un'accelerazione nella crescita delle piante. Però ci sono anche molti effetti di tipo negativo, ossia possiamo avere maggiori eventi estremi che portano ovviamente a una proliferazione di fattori di disturbo e di stress, come gli incendi. Ricordate per esempio l'incendio di quest'estate scorsa in Carso, gli insetti, pensiamo al bostrico in montagna, vaia, gli eventi estremi di vento, ma anche
la semplice siccità e la semplice heatwave, come dicevo prima, qui è l'esempio del 2003, abbiamo avuto un forte aumento della temperatura, vedete in rosso in tutto il centro Europa, un forte deficit idrico che ha portato le foreste a non essere più sink di carbonio, ma sorgenti di carbonio. Quindi in realtà i fattori esterni giocano contro la possibilità di utilizzare le foreste per il cambiamento climatico. In particolar modo, per esempio, disturbi, dicevamo prima il bostrico, vedete come oggigiorno abbiamo più di 35 milioni di metri cubi all'anno che vengono distrutti da questo insettino che riesce a fare quasi ormai 3 generazioni. E secondo gli scenari climatici, all'aumentare della temperatura, soprattutto al di sopra della soglia dei 2 gradi stabilita da Kyoto, la reale distribuzione di questa specie e i danni correlati sarà molto maggiore rispetto all'attuale. Ma basta girare per le nostre valli interne e vedere i danni che riesce a fare. Questo ovviamente ha degli effetti su tutti i servizi ecosistemici, con una riduzione di tutti i servizi e ovviamente un effetto economico eventuale per i proprietari. Come possiamo agire? Possiamo aumentare quella che è la resistenza. Immaginiamo una palla che si trova all'interno di un buco. La pendenza di questo buco ci esprime quella che è la resistenza. Cioè io se voglio far passare la palla dal buco a destra al buco a sinistra, quindi da uno stato all'altro stato, devo dare un calcio con una certa forza. Maggiore la pendenza, maggiore sarà la forza che devo dare. Questo mi esprime la resistenza. Dall'altro lato possiamo aumentare la resilienza, cioè la capacità del sistema di ritornare allo stato originario dopo il disturbo. In questo caso non è tanto la forza che io imprimo alla palla, quanto proprio la pendenza del mio versante. A parità di forza, tanto più pendente è, tanto prima la palla ritorna all'inizio, nel punto di partenza. Come le piante possono aumentare la resistenza, cioè le specie, scusate, possono aumentare la resilienza o la resistenza? Dicevamo prima, facilitazione. Attraverso una ripartizione delle risorse, quindi per esempio specie con apparati radicali differenti come profondità, vado a utilizzare diversa acqua e addirittura ci sono specie che prendono l'acqua in profondità e la ridistribuiscono negli orizzonti superficiali, mantenendo vitali altre specie all'interno dell'ecosistema. Oppure mescolando specie con una diversa resistenza al secco, ci sono specie molto più vulnerabili al secco, quindi specie che diciamo risentono prima di momenti siccitosi, che sono quelle diciamo qui rappresentate in verde. Ci sono specie invece qui rappresentate in rosso che possono sopportare anche dei deficit idrici molto negativi e riuscire comunque a sopravvivere. Quindi fondamentalmente boschi più ricchi significa uso diverso delle risorse, processi di facilitazione, diversa resistenza delle specie, quindi diversi tratti idraulici, e quindi se esprimiamo la diversità non più come numero di specie, ma come diversità funzionale in termini di tratti idraulici, abbiamo una minore sensitività, vedete che è decrescente all'aumentare di questa diversità, abbiamo una minore sensibilità al secco. Possiamo quindi anche influenzare con la gestione forestale questa maggiore resistenza, per esempio regolando la competizione, quindi attraverso i diradamenti, attraverso l'esecuzione dei diradamenti. Qui vediamo diverse situazioni, un controllo dove non è stato fatto niente in rosso e 2 tipi di diradamenti come intensità, il verde e il blu, andiamo a modificare quella che è la resistenza, la resilienza, il tempo di recovery delle diverse specie ad eventi di stress come per esempio il 2003. Quindi dove siamo intervenuti, abbiamo reso il sistema più resiliente. Quindi non sempre la gestione antropica è totalmente negativa, ma anzi può accompagnare il sistema verso una maggiore resistenza o resilienza. Per quanto riguarda Vaia, sappiamo tutti come ha agito, come ha colpito soprattutto le regioni del nord-est. Qui vediamo diciamo un rosso più acceso ci rappresenta una maggiore diciamo danno dal punto di vista di Vaia. Ovviamente ha colpito specie che sono meno resistenti a questo tipo di eventi. Che specie? Specie che hanno apparati radicali meno profondi, che magari boschi che erano magari monospecifici, boschi in cui non erano stati fatti gli interventi gestionali appropriati e quindi le piante erano molto alte ma con diametri molto piccoli, quindi relativamente instabili. E difatti noi possiamo e sappiamo
qual è la vulnerabilità o la probabilità di danni da vento in funzione della specie e in funzione delle caratteristiche dell'albero. In particolar modo in questo grafico vediamo tre specie diverse: il faggio in verde, l'abete bianco in rosso e l'abete rosso in blu, e vediamo come all'aumentare dell'altezza aumenta l'instabilità, scusate, della pianta, ma anche varia a parità di altezza in funzione della specie. Quindi capite perché boschi puri di abete rosso, tutti della stessa età, tutti con le car stesse caratteristiche dimensionali, ovviamente sono più vulnerabili rispetto a dei boschi misti con caratteristiche diverse. E quindi, andando per esempio, qui vedete una ricostruzione 3D fatta con il laser di un tratto di foresta composto da specie diverse, ogni specie ha una sua vulnerabilità a una velocità critica del vento. Mescolando queste specie, mantenendo una certa diversità, riusciamo, vedete che le zone in rosso sono molto meno rispetto alle zone in verde, caratterizzate da una maggiore stabilità. Quindi anche qui la diversità, mantenere una certa diversità specifica, ovviamente in un numero congruo e adatto alle condizioni ambientali in cui ci troviamo, quindi non potremo mai superare quelle 4, 5, 6 specie nel caso dell'ambiente più montano alpino, per i motivi che abbiamo detto prima, ma tende a favorire una maggiore stabilità. Accanto a questo, una gestione forestale che miri ad avere delle strutture più articolate in termini di altezza e di diametro, nuovamente può aumentare la stabilità. Quindi, diciamo, concludendo, potremmo dire che è stato ormai provato con diversi approcci, dagli inventari all'uso di esperimenti, al, diciamo, utilizzo di questi popolamenti maturi che crescono nelle stesse condizioni ambientali, che c'è una relazione positiva tra servizi ecosistemici e diversità, almeno diversità arborea, in particolar modo, se volete, per quanto riguarda alcuni servizi ecosistemici, la produttività e lo stoccaggio del carbonio. Ancora sono pochi gli studi che hanno considerato altri servizi ecosistemici, come, non so, la difesa da eventi tipo frane, valanghe o cose di questo genere, quindi servizi di protezione, oppure servizi turistici ricreativi, oppure servizi, diciamo, di regolazione delle acque, eccetera. Però per il momento, almeno per quanto riguarda produttività e carbonio, c'è questa relazione. Un altro aspetto è che appare evidente come per alcuni tipi di disturbo, per alcuni tipi di fattori di stress, l'aumento della diversità aumenti quella che è la resilienza o la resistenza dell'intero ecosistema. Come dicevo, la nostra conoscenza, l'avete visto molto nel grafico di distribuzione dei punti inventariali, è però ancora piuttosto limitata soprattutto ai sistemi temperati, quindi a sistemi dove comunque la diversità specifica non supera determinati livelli. Purtroppo al momento ancora non abbiamo esperimenti, o questi sono molto limitati, e anche le osservazioni sono molto limitate per ovvi motivi anche di accessibilità nelle foreste tropicali. Quindi soprattutto nelle foreste iperdiverse, come abbiamo visto, dell'ambiente tropicale, ancora non sappiamo bene il funzionamento di questi sistemi e soprattutto come la diversità possa influire su servizi ecosistemici specifici. Inoltre, l'altro aspetto è che, oltre ad esserci concentrati solo su alcuni servizi ecosistemici, manca ancora una visione d'insieme di un po' tutti i servizi ecosistemici, ma anche con osservazioni di più lungo periodo, soprattutto per rispondere all'altra domanda, cioè quale sarà l'impatto del cambiamento climatico sulla diversità e sul funzionamento degli ecosistemi. Quindi diciamo che in futuro ci si dovrà muovere verso progetti che ovviamente sono anche abbastanza costosi da condurre e da, diciamo, implementare, che vadano sostanzialmente a studiare ambienti diversi con composizioni specifiche diverse per poter arrivare a delle indicazioni di tipo gestionale proprio in direzione della mitigazione anche del cambiamento climatico. Quando vengo chiamato a parlare, a discutere. Ma lo vedo che Prego? abbiamo approvato.
Magari. Prego Emanuela, scusi. Ciao. Ok, allora, dicevo che quando è da molti anni che tengo seminari, lezioni sulla biodiversità e spesso ho usato questa immagine che vedete nella presentazione, che è un'opera di Henri Rousseau, detto il finanziere, era un artista francese dei primi del Novecento, ho detto il doganiere, chiedo scusa. Credo che questa visione un po', se volete, favolistica della biodiversità che ci dà lui, Rousseau, colga però il punto della questione, cioè quella che Darwin chiamava le infinite forme bellissime, buiate in un benevolo caos della vita, e soprattutto non tanto per i colori, per le forme che vedete, ma anche per la presenza di una donna, di una Eva primordiale che in qualche modo interagisce con il creato. E questo secondo me è importante perché non possiamo mai più considerare la natura e la biodiversità che compone la natura senza pensare all'azione dell'uomo. Un'azione dell'uomo che dura, come vi ha detto il professor Boscuti, da circa 17.000 anni. Cioè da quando l'uomo ha inventato l'agricoltura. Allora, vediamo se riusciamo a fare. Innanzitutto prendiamo un'idea generale, perché dobbiamo considerare come un qualcosa di importante, un qualcosa che ha valore la natura. Beh, sicuramente Francesco Boscuti, sempre lui, ha parlato di servizi ecosistemici. Io vorrei prenderlo un po' più alla larga. Adesso, cos'è che ha avuto valore per l'uomo? Per l'uomo ha sempre avuto valore le cose che erano necessarie per migliorare il suo benessere. E quindi ancora adesso, quando noi diamo valore a qualcosa, che teniamo sempre di trasferire l'oggetto, non di trasferire, di dare all'oggetto un valore economico. E così abbiamo fatto anche con la biodiversità, insomma. Nel momento in cui abbiamo riconosciuto nei servizi ecosistemici quel valore economico che può essere dato alla natura. E per quello che ho messo un barile di petrolio. Però ci sono delle cose che noi riteniamo importanti, che vanno tutelate, non tanto perché hanno un valore economico che può essere dato. Un'opera d'arte come il Benvenuto Cellini non ha un valore. È un valore dell'umanità, è talmente riconosciuta come opera d'arte che non può essergli dato una computazione economica. E infine c'è un disegno che mia figlia fece quando aveva 3 anni, che ovviamente non può avere valore per nessuno, eccetto che per i genitori. E quindi ecco che quando noi ci portiamo all'idea di conservare qualcosa, per quale motivo la conserviamo? Perché gli diamo valore, no? Ma il valore non necessariamente deve essere economico, anche se quest'idea dei servizi ecosistemici ci ha aiutato molto. Quando all'uomo venne in mente l'idea di conservare la natura? L'idea di conservazione è proprio come tutela, cioè di prendere l'oggetto e mantenerlo, un'idea piuttosto recente, anche se ci sono degli esempi in passato, ad esempio il castagno dei 100 cavalli di Catania, storicamente famoso perché la regina si era riparata durante un temporale, dicevano che era talmente grande il riparo che tutta la scorta dei suoi cavalieri poté ripararsi. O la quercia del Tasso di Roma, che qui vedete in un dipinto, perché ormai, ahimè, quella quercia è morta. Ed era l'albero sotto al quale Torquato Tasso andava a prendere ispirazione. Come vedete, se pensate al Roseto di Assisi, in cui San Francesco, secondo la leggenda, tolse le spine. Quindi, sempre aspetti culturali, no? Sempre aspetti culturali. Però mi interessa capire quando la natura viene ripresa in un criterio di conservazione di tipo. Scusate l'allitterazione, naturalistico. Herman Melville, all'interno di Moby Dick, nel capitolo 105, fa una lunga descrizione sulle sue conoscenze relative alle balene. E a un certo punto si pone questa domanda: la balena dovrà scomparire? La sua risposta fu: no, no, la balena non scomparirà mai. Perché non scomparirà mai?
perché la balena è troppo veloce per essere presa dai balenieri. Le balenotte azzurre non si riuscivano a rincorrere, si cacciavano le balene franche, si cacciavano i capodogli e già quelli erano molto veloci, erano esseri enormi, molto forti. E quindi sarebbe stato impossibile, secondo Melville, estinguere le balene. Perché lui pensava al fatto che le balene potessero essere minacciate dalla caccia delle balene. Quindi l'aveva capito, ma diceva: no, no, è impossibile, le balene sono troppo grandi, sono troppo forti, sono troppo veloci. Non solo, ma gli oceani sono talmente grandi e insondabili da parte dell'uomo che sarà impossibile sondarli tutti. E infine, lui dice, la balena esisteva prima del diluvio universale e ancora adesso giganteggia nei mari. E quindi sarà impossibile che le balene soffrano di pericolo di estinzione. Beh, noi bene adesso sappiamo che non è così. Infatti nel 1970 le balene, i cetacei, furono uno dei primi oggetti di tutela, o meglio, di proposta di tutela a livello mondiale, proprio perché a rischio di estinzione. Perché erano a rischio di estinzione? Perché nel frattempo gli uomini avevano inventato le baleniere a motore e gli arpioni motorizzati idraulici. Quindi la caccia era cambiata e Herman Melville non poteva saperlo. Questo perché vi racconto questa storia? Per farvi capire che l'idea della natura come valore è un'idea piuttosto recente, tanto che il primo parco naturale al mondo risale al 1872, è il Parco Nazionale di Yellowstone, e se non erro fu fondato da Theodore Roosevelt. Il primo in Europa fu il Parco Nazionale dell'Engadina in Svizzera, nel 1914, e il primo in Italia fu il Gran Paradiso nel 1922. E anche la storia italiana è alquanto strana. Infatti, il Parco Naturale del Gran Paradiso divenne tale, assieme al Parco d'Abruzzo, perché fu un regalo da parte della casa regnante in Savoia allo Stato d'Italia. Infatti, il Gran Paradiso era la riserva privata di caccia dei Savoia, e infatti era l'unico posto in Italia dove era sopravvissuto lo stambecco, che in tutto il resto dell'arco alpino era stato estinto, proprio perché lo stambecco è una specie facilmente cacciabile, ma nella riserva di caccia dei regnanti sì, c'erano i bracconieri, ma c'erano le guardie del re. Un'idea quindi recente. È del 1878 il primo divieto di raccolta di una specie precisa. Accade nell'Obwalden in Austria, dove si erano resi conto che la raccolta indiscriminata delle stelle alpine, che venivano vendute per fare dei quadretti che poi erano successivamente venduti, le popolazioni locali li raccoglievano, le vendevano a dei negozianti che preparavano dei quadretti che poi venivano venduti ai turisti. Insomma, l'indiscriminata raccolta della stella alpina aveva comportato una forte depopolazione delle popolazioni locali, e quindi ecco la prima idea della salvaguardia di una specie. Oggi, come vi ho detto prima, come vi è stato detto, facciamo riferimento ai servizi ecosistemici. Nel 1997, uno di quei lavori che si dice seminale, pubblicato su Nature da Costanza, diceva che il valore dei servizi ecosistemici si aggirava in media ai 33 milioni di miliardi di dollari all'anno, cioè un quarto del prodotto interno nazionale dell'Italia circa. Non so come facciano gli economisti a fare questi conti, ma insomma, prendo atto. Penso che sia attualmente sarà stato citato 20.000 volte questo lavoro, quindi ci fidiamo. A un certo punto, tuttavia, succede qualcosa. Finora l'idea della tutela di cui vi avevo raccontato, i parchi che sono stati istituiti, il divieto di raccolta delle specie, i divieti di caccia, quindi le leggi venatorie per contenere il prelievo degli animali selvatici, sono tutte operazioni di tutela della natura da un punto di vista passivo. Quindi il parco è un monumento dentro il quale vengono fatte delle regole.
La specie non può essere cacciata, la pianta non può essere raccolta, si agisce con controlli. Invece, nel momento in cui viene riconosciuto il valore della biodiversità, ed è recente, pensate che la parola biodiversity è stata coniata da Rosen nel 1986, se non sbaglio, come collegamento delle parole biological diversity, non può limitarsi a un concetto di conservazione statico, fermo, bloccato. Deve diventare qualcosa di attivo. Cioè, la tutela, la conservazione della biodiversità è valida, funziona, è efficace, sì, solo se l'uomo interviene attivamente. Ecco che l'uomo diventa parte stessa, parte attiva, soggetto chiamato in causa non solo come protettore, come controllore, come carabiniere, ma come operatore all'interno della biodiversità. Ma l'uomo non è sempre stato parte attiva della biodiversità. Nel racconto che vi ho fatto sempre Francesco Boscutti, avete capito che nel corso della storia dell'uomo, l'uomo è arrivato ad avere un equilibrio con la natura, un equilibrio che si è rotto solo con la rivoluzione industriale, quindi con l'utilizzo delle risorse fossili, no? Ma in fondo era l'uomo stesso che, in qualche modo, grazie alla sua azione, garantiva diversi livelli di biodiversità. E se è l'uomo che è parte attiva in questo, allora la conservazione della natura assume un connotato geografico-territoriale, dove la cultura rurale, la cultura delle azioni di un certo contesto geografico, quindi di un certo popolo, diciamo, è importante che sia mantenuta perché lì eravamo arrivati. E lì forse dobbiamo ritornare affinché la natura venga conservata come la conoscevamo, non pensare a una rinaturalizzazione completa. Infatti, nei climi temperati, il massimo livello di biodiversità è presente non nella foresta, ma nelle zone erbacee, cioè nei prati e nelle praterie, ovvero dove c'è un disturbo. Il prato, la prateria, sono cosiddetti disturbati perché c'è un'azione dell'uomo che sfalcia per il foraggiamento delle bestie, il prato, oppure la prateria perché è contenuta da elementi naturali che la mantengono allo stato erbaceo. Diciamo che una prateria alpina è mantenuta allo stato erbaceo dalla neve, dalle temperature, una prateria come la savana è mantenuta tale dai grandi pascolatori, quindi dagli gnu, dalle zebre e dalle antilopi. Questo vale nei climi temperati. Quindi in Italia, in Europa, il massimo di biodiversità non sta nella foresta, cosa che invece accade nei climi tropicali, come vedete nella slide che vi ho presentato, dove il massimo di biodiversità è effettivamente la foresta, cioè la foresta che corrisponde anche al massimo di complessità, intesa come utilizzo delle risorse energetiche del sistema. In realtà adesso si è scoperto che nemmeno nelle foreste è così, ma che all'interno delle foreste tropicali, supponiamo quella amazzonica o quella africana o quella ovest asiatica, il massimo di biodiversità non è tout court nella foresta, ma è in quelle zone della foresta dove le tribù locali hanno in qualche modo interagito nello spostare i pezzi, nello spostare le tessere del mosaico e aumentare ulteriormente il carico di biodiversità. Ecco che torniamo a inserire l'uomo come elemento fondante. E quindi arriviamo a questo schema che ci permette di incastrare bene i due concetti di tutela passiva e tutela attiva. I principi, nel primo caso la tutela passiva, impedire il depauperamento diretto delle risorse naturali. Il secondo, bloccare le serie che portano alla perdita di biodiversità. Per esempio limitare le specie invasive. Cioè, la natura di per sé farebbe delle cose che potrebbero portare a avere una perdita di biodiversità, come ad esempio una zona umida che viene interrata dalle dinamiche stesse della natura, oppure dall'invasione di specie aliene. Ecco che il principio della tutela attiva vuol dire andare a contrastare questi elementi, gli strumenti. La tutela passiva si fa con regolamenti, norme, leggi. Si istituisce il parco, la riserva e per come azione di verifica si manda
la polizia forestale, le guardie forestali, cioè gli organi competenti al controllo. Mentre gli strumenti della tutela attiva sono progetti di ripristino, piani di gestione, operazioni atte al mantenimento della biodiversità, come lo sfalcio di un prato che altrimenti diventerebbe bosco. E se diventa bosco rischiamo di abbassare la biodiversità, di perdere quello che è contenuto in quel prato. E come si fanno? Quali sono le azioni per risolvere questi strumenti? Ma sono effettivamente l'esecuzione dei progetti e poi il controllo e la verifica attraverso i monitoraggi. Tutto questo prende vita essenzialmente nel 1992, quando a Rio de Janeiro viene svolta la convenzione internazionale sulla diversità biologica, dove viene sancito il valore della biodiversità e, attenzione, cosa molto importante, la proprietà della risorsa naturale, dove la proprietà della risorsa naturale risiede nella nazione dove essa è presente. Questo è un passo fondamentale e vi spiego anche con un aneddoto perché le multinazionali avevano iniziato a brevettare i geni, le varietà di piante, di animali, addirittura di geni dell'uomo, come se questi non appartenessero al luogo dove si sono evoluti. E ad esempio molte nazioni del sud-est asiatico, del sud-ovest asiatico, hanno anche vinto cause internazionali rispetto a delle multinazionali che avevano brevettato delle combinazioni genetiche che naturalmente erano state, non naturalmente, ovviamente con l'aiuto dell'uomo, erano state evolute in quella situazione geografica. Bene, contemporaneamente alla Convenzione di Rio de Janeiro in Europa, anzi con un po' di anticipo, in Europa viene promulgata la direttiva Habitat. La direttiva Habitat era strumento europeo, ombrello, lo strumento ombrello che sta alla base di tutta la normativa dei singoli paesi aderenti all'Unione Europea in relazione alla tutela della natura. E con questo strumento in Europa si passa decisamente da una tutela passiva a una tutela attiva, dove anche gli strumenti di tutela passiva vengono implementati con strumenti della tutela attiva. Quindi è un passaggio molto importante. Cioè, il primo, adesso nei seminari si usa a parlare del take home message, cioè cosa portiamo a casa, no? Quelli che Mike Buongiorno chiamava consigli per gli acquisti, mi fa un po' più ridere. Se dobbiamo iniziare subito col primo take home message, il primo take home message è cambiamento del paradigma da tutela passiva a tutela attiva. Al momento non possiamo più rinunciare alla tutela attiva. Però adesso il mio obiettivo è quello di cercare di condurvi attraverso quest'idea. Allora, dicevamo che la tutela attiva è gestione e conservazione e fa riferimento sia ai sistemi artificiali, i cosiddetti agroecosistemi, dove agisce l'uomo e l'agricoltura, sia ai sistemi completamente naturali, cioè dove l'uomo in teoria non comporta modifiche del sistema. Allora, detto per inciso, non esiste un habitat in tutto il pianeta Terra che non sia in qualche modo modificato dall'uomo. Uno dice, i ghiacci antartici, no, perché noi abbiamo modificato l'atmosfera, quindi tanto è. Uno può dire, le profondità marine, gli abissi marini, 4.000 metri sott'acqua, sicuramente lì l'inquinamento non è arrivato. È vero, l'inquinamento non è arrivato, però alcuni ricercatori hanno dimostrato che gli abissi marini sono colpiti dall'uomo in questo modo. Torniamo indietro alle balene di Herman Melville. Quando una balena muore, è una bestia che pesa diverse tonnellate che finisce sott'acqua. Finisce a 3-4.000 metri di profondità, dove agiscono una serie di crostacei, molluschi, soprattutto crostacei, che iniziano a spolparlo. Ci mettono circa 100 anni per spolpare un capologlio. Ecco che attraverso la caccia delle balene abbiamo diminuito il numero di cetacei in maniera talmente pervasiva che abbiamo alterato anche l'habitat di questi piccoli crostacei, di poi
che poi danno vita alla catena alimentare attraverso anche poi pesci che, abissali che vanno a nutrirsi di questi crostacei, quindi abbiamo modificato anche quell'habitat. Quindi non esiste un habitat al mondo in cui l'uomo non abbia messo le mani. Tra un po' non ci sarà neanche fuori dal pianeta Terra, almeno attorno alla Terra già non c'è, visto che è pieno di satelliti che girano e che non servono più. Allora, quando dobbiamo pensare di conservare qualcosa? Di solito ci interessa qualcosa quando questo qualcosa è raro. Noi diciamo che qualcosa, un oggetto è raro quando è poco frequente nello spazio e nel tempo. Un francobollo diventa di alto valore se è unico. Ma un oggetto raro è necessariamente da tutelare? E quando una specie si può definire rara, un organismo vivente si può definire rara? E una specie rara è necessariamente a rischio di estinzione? Beh, cerchiamo di rispondere a queste domande. Innanzitutto rispondiamo con quello che è forse l'approccio più interessante proposto da Kate Rabinowitz nel 1981 e vale sia per gli animali sia per le piante. Kate Rabinowitz diceva: la rarità di un essere vivente dipende dalla distribuzione geografica nel pianeta, dal numero della numerosità delle popolazioni e dalla specificità dell'habitat. Organismi viventi molto comuni in termini di distribuzione, di grandezza delle popolazioni e di bassa specificità di habitat sono comuni. Organismi che al contrario sono distribuiti in contesti territoriali ristretti, presenti in habitat molto molto specifici dal punto di vista ecologico e con popolazioni piccole, portano necessariamente ad essere specie rarissime. Ora, fra questi due limiti ci sono tutte le possibilità di sfumature nel mezzo. Anzi, per la verità per le piante non è nemmeno così, nel senso che ci sono un paio di possibilità. Piccole popolazioni di piccole dimensioni, distribuzione geografica ristretta e specificità habitat bassa per le piante non si conosce nessun caso al mondo. Allora, come si fa a sapere se la distribuzione è alta oppure bassa e quindi se una specie è rara o no? Beh, esistono le mappe di distribuzione. Qui vedete l'Hipparis nemoralis, una specie recentemente scoperta, è stata scoperta nel 2013 come nuova specie per la scienza, proprio qui, proprio in Friuli Venezia Giulia, da dove vi sto parlando. E come vedete, in tutto il mondo la l'Hipparis nemoralis è distribuita in quelle 6 stazioni che vedete in quella mappa secondo l'Atlante di Perazza e Lorenz del 2013. Quindi chiaramente questa è una specie rara e presumibilmente vada tutelare, ma lo vedremo dopo. E con gli animali, beh, con gli animali la questione è ancora più complicata, perché gli animali, essendo consumatori di masse alimentari, non sono produttori primari, quindi non sono come le piante che sono legati con le radici al posto dove crescono. Gli animali si muovono. Quindi, a seconda del loro livello di posizionamento nella catena alimentare e del tipo di consumatore, cambia il loro habitat. Per cui abbiamo animali molto specifici, vedete la Zerinthia polixena. La Zerinthia polixena è un lepidottero che cresce solo in Grecia, che vive solo in Grecia e in Italia, perché la sua larva si nutre esclusivamente di un tipo di pianta, la ristolochia. Senza ristolochie questa pianta, questa farfalla non può vivere. Quindi la presenza della farfalla è necessariamente legata alla ristolochia. Poi ci sono specie come i gruppi di specie come i picidi, quindi i picchi, che sono legati alla presenza di una foresta con della necromassa. Quindi se non c'è foresta con la necromassa non ci sono neanche loro, perché la necromassa degli alberi serve alla loro alimentazione e alla costruzione dei nidi. Poi ci sono invece altri animali come lo stambecco, che vedete che cresce solo al di sotto di una certa quota perché è un pascolatore da praterie alpine. Infine ci sono i grandi carnivori che sono distribuiti in tutto il mondo. Perché? Perché il grande carnivoro non necessita di un habitat specifico, perché si può nutrire di diversi animali. Quindi il lupo è presente in tutta l'Eurasia, poi al di là dello stretto di Bering diventa coyote, diventa lupo americano, ma in verità è praticamente sempre la stessa specie. Ma allora perché il lupo è così raro? Perché dobbiamo salvarlo il lupo? Perché dobbiamo conservarlo? Beh, perché lo abbiamo cacciato per talmente tanti anni, perché era un flagello per l'uomo,
è un flagello per l'uomo direttamente. Nelle cronache del Cinquecento qui a Udine sono registrati bambini uccisi, sbranati dai lupi. E poi era un flagello per gli animali, naturalmente. Adesso siamo chiamati a conservarlo. Siamo chiamati a conservarlo perché è un valore economico, perché ci dà un servizio ecosistemico? Io credo di no. Siamo chiamati a conservarlo perché non abbiamo il diritto di estinguere una specie. Io credo questo. Rarità e pericolo di estinzione. Non necessariamente una specie rara è in pericolo di estinzione. Qui vedete Physoplexis commosa, il rapponzolo di roccia, una delle più belle piante che abbia mai visto in vita mia. È una specie che cresce esclusivamente nell'arco alpino sudorientale, ok? Quindi dalla Lombardia fino alla Slovenia, sconfinando in Tirolo e in Carinzia. È una specie prettamente carbonatica, quindi cresce solo sulla dolomia e sul calcare, cresce solo sulle rupi, ha una quota che va dai 200 ai 2500 metri. Quindi è una specie con popolazioni piccole, distribuite in un areale ristretto e, attenzione, con una plasticità ecologica molto bassa, perché cresce solo sulle rupi carbonatiche. Quindi, secondo la nostra tabella di Rabinowitz, è una specie rarissima. È rarissima, è molto rara. È in pericolo di estinzione? No. Perché non è in pericolo di estinzione? Beh, è presto detto. Questa specie è una specie terziaria che ha subito 7 glaciazioni e ne ha superate tutte e 7. Quindi, anche dei nostri cambiamenti climatici, non dovrebbe aver paura, perché i nostri cambiamenti climatici sono nulla rispetto a 7 glaciazioni che lei ha già superato. D'altra parte cresce dai 200 metri sul livello del mare, forte di Osopo, punto più basso, fino ai 2500-2700 metri delle vette dolomitiche. Quindi il clima per lei non è un problema. Le Alpi potranno essere rase al suolo? Beh, direi proprio di no. Alla peggio potrebbero essere ricoperte da un'altra glaciazione, ma lei saprebbe rifugiarsi, cosa che ha fatto negli ultimi milioni di anni. Può essere estinta dalla raccolta dell'uomo? Sì, l'uomo la raccoglie perché è una bella, la raccoglieva perché è una bella pianta, adesso è tutelata comunque. Ma è possibile che l'uomo la estingua, visto che cresce nelle rupi calcaree a tutte le altezze, e uno che va a raccogliere arriva al massimo a 2 metri, 2 metri e mezzo con la sua manina, dopo deve mettersi a arrampicare. Quindi è una specie rarissima, considerabile rarissima? Sì. È in pericolo di estinzione? No. È protetta? Sì. È tutelata, è una delle piante con il massimo livello di tutela in Europa. Ed è una delle questioni che io ogni tanto mi chiedo, ma perché abbiamo scelto delle piante che in fondo non sono in pericolo di estinzione, mentre altre molto più sensibili non sono state scelte? Beh, perché sono stati chiamati dei botanici a scegliere e degli zoologi a scegliere e a volte gli scienziati, io stesso, commettiamo delle imperfezioni dovute al fatto che certi oggetti, certe piante, certi animali, in qualche modo sono quelli di nostro interesse e tendiamo a favorirli. Ma questa è una cosa puramente personale. Allora, della perdita di biodiversità e dell'uomo vi ha già parlato sempre Francesco, con il quale mi sono confrontato prima di questa, di preparare questa lezione. E quindi l'unica cosa che aggiungo è l'estinzione diretta, cioè lo sfruttamento. Infatti noi siamo abituati a pensare che la caccia, il prelievo delle piante sia stato uno dei più grandi danni alla biodiversità. In realtà dal 1600 ad oggi le estinzioni documentate causate dal prelievo dell'uomo sono solo, e dico solo, 485 specie animali e 584 specie di piante superiori, e spesso erano degli esseri viventi, delle specie che erano già dei relitti, qualcosa che comunque la natura avrebbe eliminato. Il dodo è stato eliminato a bastonate, ma probabilmente nel momento in cui sarebbe entrato un predatore, anche che non fosse l'uomo, lo avrebbe estinto in ogni modo. Il ghepardo è un relitto. Le popolazioni sono talmente piccole che non hanno più inbreeding
e non avendo più il reading, prima o poi sarà destinato per gli alleni dei pauperativi della popolazione, non dico sparire, rimane perché ci siamo noi. I mammut si sono estinti perché è cambiato il clima. C'è stata la grande estinzione dei grandi mammiferi delle oceane, quindi il prelievo diretto dell'uomo è nulla a confronto delle cause di perdita di biodiversità che aveva detto Francesco: cambiamenti climatici, cambiamento di uso del suolo e invasioni biologiche, e delle quali però io non vi parlerò. Adesso, in questi minuti che mi rimangono, cercherò di raccontarvi alcuni strumenti utili per la tutela della natura. Allora, abbiamo parlato di rarità e di rischio di estinzione. Lo strumento che è stato dettato dall'Organizzazione Internazionale della Natura, cioè la IUCN, per classificare piante, animali e funghi anche a rischio di estinzione sono le liste rosse. Che cos'è una lista rossa? Le liste rosse sono degli elenchi che ogni nazione ha creato e addirittura ha poi subordinato a livello locale, quindi anche ogni regione italiana ha delle liste rosse, in cui sono riportate le specie a rischio di estinzione, con diversi gradi di possibilità che questo accada. Per cui innanzitutto bisogna vedere cosa è stato valutato e cosa non è stato valutato, perché per capire la rarità e il rischio di estinzione bisogna fare una valutazione di tipo biologico e biogeografico. Poi, quando si ha i dati sufficienti per la valutazione, allora ci sono le specie estinte, non ci sono più. Quando una specie non viene ritrovata per 50 anni, viene considerata estinta. Poi, a volte, viene anche ritrovata, è successo. Estinto in natura. Quando la specie non è più presente naturalmente, ma solo presente o coltivata o allevata, ad esempio l'oggicobiloba non esiste più in natura, però è comune in qualsiasi giardino in Italia. Sì, non esiste più in natura. È stato salvato dai monaci che lo coltivavano nei templi. Poi c'è la categoria dei minacciati e la categoria a rischio relativo. Tra i minacciati ci sono i gravemente minacciati, che sono quelli il rischio di estinzione è imminente nei prossimi 50 anni. La categoria minacciato, che invece è imminente un passaggio alla categoria del gravemente minacciato nei prossimi decenni, e così via fino al vulnerabile. Questo comporta ovviamente tutta una serie di elenchi nelle quali le piante vengono, e piante, animali e funghi vengono posizionati in una sezione oppure nell'altra. E come si fa questa valutazione? Si fa attraverso la valutazione dell'ampiezza dell'areale, della plasticità ecologica e della grandezza delle popolazioni, come diceva Rabinowitz, ma anche della forma dell'areale, perché un areale continuo garantisce una maggior sopravvivenza rispetto a areali piccoli e frammentati se sono separati fra loro, perché areali piccoli e frammentati, dove comunque c'è la possibilità di scambio di materiale genetico, no, questi sono favoriti. Poi viene valutato lo stato di salute della popolazione, individui adulti, individui giovani, patogeni, insetti, animali che possono pascolare e così via. No, l'animale che pascola è un disturbo, in verità. I disturbi in atto, se ci sono disturbi da parte dell'agricoltura, se tipo concimazioni azotate nei campi vicini. E infine, se le popolazioni da conservare rientrano già in progetti di protezione oppure no. Quindi molte piante che sarebbero rare non sono minacciate perché già protette all'interno di parchi o riserve. Ecco, chiaramente, affinché la lista rossa sia un strumento funzionale, serve anche in questo caso non considerarla passivamente, ma considerarla attivamente. E per considerarla attivamente cosa serve? Serve il monitoraggio, cioè continuamente aggiornare i nostri dati. Ora, io dico sempre ai nostri studenti del primo anno, adesso non insegno più, quando insegniamo il primo anno in natura ambiente, dicevo sempre questa stupidaggine, cioè che se noi in Italia dovessimo veramente fare tutto quello che l'Unione Europea ci dice di fare per la conservazione della natura, ci sarebbero lavoro per i prossimi 100 anni per tutti loro. Non riusciamo a farlo. Chiaramente non riusciamo a farlo, perché l'impegno sarebbe veramente, veramente gravoso.
controllare tutte le specie che diventiamo minacciate di piante, animali, considerando insetti e funghi in tutta Italia. Con la distribuzione che c'è, è veramente un impegno impossibile. Pensate a chi dovesse andare a monitorare oltre il limite degli alberi o sotto i mari. Sono dei monitoraggi costosissimi, peraltro. Per cui è uno strumento che si cerca di tenere attivo nei limiti del possibile. Bene, pensiamo adesso al livello di tutela. Il livello di tutela può venire a livello di singolo individuo, di specie nel suo complesso oppure di intero ecosistema. Quindi, singolo individuo, c'è una sola tipologia, gli alberi monumentali. A livello di specie, invece, ci sono i regolamenti venatori per gli animali e il divieti di raccolta per piante e funghi. A livello di ecosistema, invece, ci sono diverse tipologie che vedremo. La scala geografica della tutela. La scala geografica può essere a livello locale, quindi addirittura partendo dai comuni, dalle regioni, a livello nazionale, a livello comunitario e poi a livello globale, come la Convention on International Trade of Endangered Species, che è quella che regola, ad esempio, il fatto che non si possano trasportare le orchidee o i cactus, cactus, da una parte all'altra del mondo, salvo quelli che sono commerciali. Cosa succede? Succede che le convenzioni internazionali valgono quel che valgono, però vengono poi prese dai singoli stati. La convenzione invece europea, la normativa europea è invece, come si dice, è obbligatoria per le singole parti. Cioè, una volta che lo Stato europeo ha firmato la direttiva Habitat, a quel punto è obbligata a mettere in atto quelle azioni che sono descritte nella direttiva, altrimenti va in procedura di infrazione. Diciamo che noi le procedure di infrazione siamo sempre lì a rischiarle. Sì, anche il progetto europeo in cui noi tre qui siamo coinvolti, uno dei motivi per cui è stato valutato positivamente dall'Unione Europea è perché andava a aggiustare una problematica che avrebbe portato l'Italia in procedura di infrazione. Quindi, capite che è obbligatorio per le parti firmatarie poi adeguarsi alla normativa europea, per quello che vi dicevo che la direttiva Habitat è l'ombrello, no? Bon, parliamo degli alberi monumentali innanzitutto. Si tratta di tutela del singolo individuo. Voi tutti penso sapete cos'è l'albero monumentale. È un albero che deve essere vetusto, quindi avere una certa età. Deve essere una specie rara, non necessariamente così. Deve rappresentare un ecosistema, quindi all'interno della sua chioma, del suo tronco, ospitare altri esseri viventi, licheni, muschi, qualche felce, gli uccelli, insetti. Essere una banca del germoplasma, cioè essere in grado di fornire del seme. Se una pianta ha resistito a 500 anni di storia, probabilmente ha superato diversi eventi climatici e anche antropici che l'hanno in qualche modo minacciata. Quindi vuol dire che il suo seme potrebbe garantire degli individui altrettanto o perlomeno adeguati alla resistenza. E poi ci sono i due valori più importanti, lo storico culturale e quello paesaggistico. Perché dico che sono più importanti? Perché se voi andate a vedere gli elenchi ministeriali con le piante monumentali, noterete che il 75% non sono piante che si trovano in natura, ma sono piante che si trovano nei parchi e nei giardini. E molte di queste sono addirittura specie non italiche, non originarie dell'Italia, ma rappresentano dei monumenti, perché noi li vediamo innanzitutto come valore umanistico. Per l'albero monumentale, all'inizio di questa legislazione, era centrale il valore paesaggistico, architettonico, culturale. Solo successivamente l'idea dell'ecosistema, l'idea della banca del germoplasma ha iniziato a entrare nell'ordine di idee di essere considerate in maniera seria. Però c'è una cosa che gli alberi monumentali sicuramente aiutano, ed è il loro valore totemico. L'albero monumentale è come una bellissima insegna che richiama la gente.
richiama il cittadino all'attenzione alle tematiche della natura. E questo è il punto. E questo è un valore, la pubblicità, il marketing, il totem, l'albero da abbracciare. E questo fa prendere attenzione alle persone, no? Molto di più di quanto possa fare una specie rarissima come la nostra Liparis nemoralis, una pianticella sperduta in mezzo alle torbiere del Friuli, del Trentino e del Veneto, che non ne frega niente a nessuno, capite? Perché quella non è visibile, l'albero è visibile. Vabbè, qui erano due esempi di alberi monumentali e adesso veniamo alla tutela delle specie. La tutela delle specie riguarda leggi e regolamenti regionali. In Italia sono leggi e regolamenti regionali e sono i divieti venatori, caccia e pesca, e i regolamenti e i divieti di raccolta di piante, insetti e funghi. Chissà perché gli insetti finiscono se ne piante e i funghi? Beh, perché non è che noi mangiassimo gli insetti fino a qualche anno fa, adesso stanno andando di moda. O meglio, li mangiavamo quando eravamo dei primati antichi, quando eravamo ancora Homo erectus, Homo habilis. E quindi sono leggi passive. Da dove derivano? Derivano innanzitutto dalla Unione Europea, direttiva Habitat e direttiva Uccelli. Poi il CITES, che vi dicevo prima, cioè la Convenzione Internazionale per il Commercio delle Specie, dove il commercio va inteso in senso inglese, trade, cioè movimento in qualche modo, trasferimento, e poi le liste rosse nazionali. Questi tre strumenti portano alle legislazioni regionali. Quindi le legislazioni che salvaguardano le singole specie attraverso i divieti venatori, quindi i regolamenti per la caccia e quelli per la raccolta di funghi e piante, sono a livello regionale. Ogni regione d'Italia ha il suo. Poi dobbiamo invece considerare che la tutela delle specie può avvenire ex situ o in situ. Nell'idea, la concezione attiva di salvaguardia ci pone dell'idea di fare un'azione che può essere questa: sottrarre gli organismi che riteniamo in pericolo dall'ambiente naturale, conservarli al di fuori dell'ambiente naturale, una cosiddetta situazione ex situ, per poi riportarli in ambiente naturale. Allora, nelle piante si fa negli orti botanici, nelle banche del germoplasma e nei parchi, mentre per gli animali si fa ovviamente nei parchi zoologici e nelle riserve artificiali. La conservazione ex situ è necessaria per mantenere la risorsa in una sorta di magazzino, di serbatoio che ci serve per prelevarla e riportarla in ambiente naturale qualora questo fosse necessario. Quindi alla conservazione ex situ dobbiamo subito posporre la conservazione in situ, quindi quella che è veramente importante, conservare la specie nel suo ambiente naturale. Ma se noi ritorniamo nel paradigma della tutela attiva e non solo di quella passiva, la conservazione ex situ è importante perché è un'azione utile a mantenere una riserva di individui utili poi a ripristinare, ecco perché conservazione e ripristino, a volte reintrodurli nell'ambiente naturale. Quali sono le piante che vengono, piante animali che vengono conservate in situ? Ma ci sono diverse tipologie, ovviamente quelle che vengono mantenute, o meglio, quelle sulle quali ci sono le azioni principali, sono le specie a rischio di estinzione. Vero è che sono importanti anche altre cose, tipo le piante che permettono di ricostruire un habitat tale da poi poter inserire l'animale, l'insetto, oppure la pianta rara che per mezzo di interazioni biologiche ha bisogno di quel tipo di ambiente che, insomma, è un po' complicato, adesso non ho tempo per spiegarvelo, però intendiamo, quello che dobbiamo ricordare è che esiste questa conservazione ex situ, fuori dall'ambiente naturale, e serve nel paradigma della tutela attiva. Ecco le azioni che si possono fare dall'ex situ all'in situ, cioè reintroduzione, rafforzamento, trasferimento, introduzione benigna. Reintroduzione: si era estinta, la riportiamo. La specie era estinta in una certa località, la riportiamo. Rafforzamento: la popolazione si è ristretta, la rinforziamo.
Trasferimento, spostiamo individui da una parte all'altra di due popolazioni, introduzione benigna. La specie non era documentata in quella zona, ma la situazione ecologica e geografica fa sì che, anche se non documentata, la sua introduzione non fa male a nessuno dal punto di vista dell'equilibrio biologico. E quindi è possibile introdurla per garantirne la sua sopravvivenza. Allora, conservazione in situ. La conservazione in situ viene fatta parchi, riserve e siti comunitari, cioè in quei siti che vengono definiti dalle due principali direttive europee, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli. La direttiva Uccelli era ancora antecedente alla direttiva Habitat nella sua prima scrittura e serviva a garantire gli uccelli migratori. Infatti, le prime convenzioni internazionali sulla tutela delle specie riguardavano proprio gli uccelli, perché si disse che gli uccelli sono sovranazionali, gli uccelli migrano e, dovendo migrare, hanno bisogno di aree di sosta, di aree di nidificazione, di aree di svernamento, e sono tre luoghi diversi. La oca del Canada nidifica in Canada, anzi facciamo le nostre oche europee, nidificano in Svezia, passano nella laguna di Magano e Grado e si fermano per riposarsi e mangiare e poi vanno a svernare in Nord Africa. Chiaro che sono sovranazionali ed ecco perché la direttiva Uccelli fu il primo strumento, assieme alla convenzione di Ramsar. Vabbè, dopo poco. Allora, al contrario, le aree protette derivano o da una legislazione nazionale o dalla rete Natura 2000, che come vi dicevo è direttiva Habitat più direttiva Uccelli. Allora, l'articolo 9 della Costituzione, la nostra bellissima Costituzione, dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica, la tutela del paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. È uno dei due paesi al mondo che ce l'ha, l'altro è Portogallo. È molto simpatico il fatto che in Italia però non si è mai fatto niente, in altri paesi che non ce l'hanno nella Costituzione invece si fa molto. Ce l'abbiamo nella Costituzione, i nostri padri costituenti ci avevano pensato. Invece una cosa importante è la modifica dell'articolo 117 che avvenne nel 2001, dove venne sancito che è materia compromissoria. Da un punto di vista legale, giuridico, la materia compromissoria è quella materia che vede il compromesso tra diversi livelli dell'istituzione. La materia compromissoria vuol dire che è decretata, no, scusate, legiferata dallo Stato e resa esecutiva dagli enti locali. Quindi, in sostanza, la legge è nazionale, però, ad eccezione dei parchi nazionali, che sono 22, e delle riserve marine nazionali, tutto il resto della normativa, quindi in esecuzione delle aree protette, è a livello regionale. Allora, la legge 394 del 1991, legge nazionale, dice che in Italia ci sono 22 parchi nazionali, quindi 18 in più rispetto ai quattro storici. Quattro storici erano Stelvio, Scamparadiso, Parco d'Abruzzo e del Circeo. Aree marine protette nazionali, parchi regionali e interregionali, riserve naturali, zone umide di interesse internazionale, altre aree protette, aree di reperimento, dal punto 3 al punto 7 devono farlo la regione. Sono le regioni a farlo. Qui vedete la mappa dell'Italia in cui sono distribuiti i parchi nazionali. Come vedete, alcune regioni non ne hanno, la Sicilia, ad esempio, e il Friuli Venezia Giulia. Beh, per quale motivo? Perché, essendo regioni a statuto autonomo, si sono arrangiate nel farlo. Allora, rispetto alla legge nazionale 394 del 91, piano piano tutte le regioni italiane si sono adeguate, chi prima che dopo, a recepire questa norma e a trasferirla in una norma regionale. Ovviamente io conosco quella del Friuli Venezia Giulia, ma non ve ne parlerò perché altrimenti dovrei farne una per ogni regione, e recependo questa norma
nazionale hanno istituito le proprie aree naturali, che sono appunto parchi naturali regionali, riserve regionali, biotopi naturali, aree di riferimento, aree di alto di rilevante interesse ambientale. Ma poi non ci fermiamo qui, perché ritorniamo a dove siamo partiti, cioè l'ombrello dato dall'Unione Europea. L'ombrello dato dall'Unione Europea è la Rete Natura 2000, che deriva dalla direttiva Habitat e dalla direttiva Uccelli. E obbliga le parti, quindi i singoli stati, che nel caso dell'Italia sono le singole regioni, mentre ad esempio nel caso della Slovenia, che è un paese piccolo, si fa tutto a livello nazionale, ma ricordiamo che in Italia è materia compromissoria, quindi lo Stato delega le regioni devono individuare i siti di interesse comunitario nei quali vanno protetti gli habitat e le specie indicate dagli allegati della direttiva. Cioè la direttiva Habitat dice questi habitat, queste specie vanno tutelate. In che modo? Attraverso la creazione di siti di interesse comunitario che le proteggano, cioè aree geografiche tutelate in questo senso. La direttiva Uccelli invece dice dovete proteggere questi uccelli. La somma delle due dà zone di protezione speciale, che sono della direttiva Uccelli, siti di interesse comunitario che... Dopo la loro istituzione, quando verrà approvato, quando è stato approvato il piano di gestione, diventano zone di protezione speciale, confluiscono nella rete Natura 2000, che è la rete sovranazionale di protezione delle aree protette in Europa. La direttiva Habitat indica quindi gli ambienti naturali, la fauna e la flora, di cui è necessaria un'azione di salvaguardia. Ci sono 200 habitat e 700 specie animali e vegetali considerati di importanza comunitaria. Indica i criteri per definire, selezionare e gestire le aree protette che verranno definite per la soddisfazione dei requisiti della direttiva Habitat. Ed è, come vi dicevo prima, vincolante per le parti. Dobbiamo farlo. Direttiva Habitat però divide l'Europa in zone biogeografiche. Dice ogni zona ha le sue caratteristiche sulla base di che cosa? Sulla base del macrosistema climatico di riferimento. Ci sono 7 zone, qualcuna in più, 7 sono le principali. L'Italia cade in 3 zone, quella mediterranea, quella continentale centro-europea, praticamente divise dalla linea gotica, quindi l'Appennino tosco-emiliano, e l'area alpina. Nell'allegato 1, scusatemi, rubo qualche minuto, nell'allegato 1 sono indicati gli habitat prioritari, cioè gli habitat prioritari sono quelli che, una volta presenti nella regione, vanno tutelati. Ad esempio le lagune. Tutte le lagune sono habitat prioritario. Ad esempio, nel caso molto strano, i cespugli a Pino Mugo. E noi qui in Friuli, in Trentino Alto Adige, in Veneto andiamo in crisi. Perché le formazioni a Pino Mugo sul substrato calcareo sono talmente comuni che se dovessimo metterle tutte in un SIC riempiremmo tutte le Alpi dalle Dolomiti fino alle Caravanche. E quindi dobbiamo fare delle scelte. Ma come mai l'Unione Europea le ha definite? Beh, perché sono presenti da noi. Il resto d'Europa sono rarissimi. Sono rarissime, da noi sono comuni. Ecco che qui dobbiamo fare una scelta. Allegato 2 indica gli animali e le piante che, dove presenti, va istituito un sito di interesse comunitario. Qui vedete alcuni esempi. La scarpetta della Madonna, che è la più grande orchidea europea, l'orso, e l'Eryngium alpinum, che è la regia delle Alpi, che è una specie che noi stiamo studiando. Ecco che qua però c'è qualcosa che va, nel senso che se una, per una pianta è semplice stabilire dove vive, per un orso anche no. Ad esempio gli orsi friulani non sono stanziali in Friuli, attraversano il Friuli muovendosi dalle popolazioni slovene a quelle trentine. In sostanza sono giovani maschi che non hanno ancora stabilito un territorio e che attraversano la nostra regione. E quindi come facciamo a fare un parco per una bestia che attraversa quando è giovane? Poi ci sono l'allegato 4 che definisce animali e piante
per le quali non è necessario creare un'area di tutela, cioè un sito di interesse comunitario che poi diventa zona speciale di conservazione, ma che comunque dobbiamo stare attenti a tutelare. Quindi un grado un po' più basso di tutela, ma comunque molto importante perché è europeo. Ecco, rivedete la Physoplexis comosa, e poi un'altra specie che raggiunge qui in Friuli il suo limite occidentale, che è la vipera del corno. Scusate se io faccio riferimento a piante animali di mia competenza, ma credo che sia abbastanza naturale. Direttiva uccelli, poi ho finito. Direttiva uccelli, come vi dicevo, riguarda il mantenimento delle popolazioni naturali di volatili in modo da, perché cacciati anche, in modo da mantenere un sufficiente livello di numerosità delle popolazioni per evitare fenomeni di depauperamento della popolazione stessa. Anche questa definisce i criteri per fare questo, per stabilire le zone di protezione speciale, che vi dicevo non sono zone di nidificazione, sosta o svernamento, oppure anche per gli uccelli stanziali, dove gli uccelli stanziali risiedono. E si rifà la convenzione di Ramsar, città dell'Iran, del 1971, e serve anche a prevenire gli interessi commerciali che, come sappiamo, per gli uccelli sono molto importanti. Anche qui ci sono degli allegati. L'allegato 1, le specie assolutamente da salvaguardare. Vedete il martin pescatore, il grifone, ma sono più di, credo, 200 specie. Poi ci sono quelle di allegato secondo che, no, più di 200, qualche centinaio, quelle di allegato secondo che possono essere cacciate, ma per le quali nei regolamenti venatori vanno inseriti dei regolamenti che ne prevengano il depauperamento eccessivo. E infine quelle di allegato terzo, di cui è permesso la commercializzazione. Ok, chiudo ricostruendo un po' il quadro generale. Quindi noi abbiamo l'Unione Europea, attraverso direttiva Habitat e direttiva Uccelli, che va a influire direttamente sulla legislazione regionale per le aree protette e sulla legislazione regionale per la tutela delle specie. Ora, per quanto riguarda la tutela delle specie, interviene anche il CITES e le liste rosse nazionali. Per quanto riguarda invece le aree protette, la legislazione regionale, al di là dei parchi nazionali, deve rifarsi alla legge nazionale. Poi c'è la convenzione di Ramsar, che è questa convenzione sulla protezione degli uccelli del 71. A margine di tutto questo ci sono le legislazioni locali, con i parchi comunali, ad esempio, oppure le aree private tutelate, come i progetti wilderness, che sono dei privati che comprano dei pezzi di area naturale, dicono: bene, questa è proprietà privata, è roba nostra, non va conservata. A margine di tutto ciò ci sono gli alberi monumentali, che possono essere inseriti su richiesta di enti locali, quindi regioni o comuni, oppure di associazioni private, che possono richiedere al Ministero il riconoscimento di un albero monumentale. Per quanto riguarda le aree naturali tutelate, ecco che abbiamo due grandi ombrelli, come dicevamo, la legislazione nazionale 394 del 71, del 91, chiedo scusa, ho messo un 7 al posto di una barra, e la rete Natura 2000. La legge nazionale porta legislazione regionale, assieme oltre ai parchi e riserve nazionali, la legislazione regionale definisce parchi regionali, riserve regionali, biotopi, aree di reperimento, di aree di rilevante interesse ambientale, e aree di reperimento. A margine di questi sono parchi comunali e intercomunali. La legislazione europea, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione che derivano dai SIC attraverso i piani di gestione. E infine le altre aree di cui parlavamo prima. Ultima cosa, che era già stata introdotta quando abbiamo parlato della rete Natura 2000. Perché una rete? Che cos'è una rete? Una rete è fatta di nodi e di stringhe che uniscono i nodi. Affinché tutto questo sistema funzioni, è necessario che noi prevediamo dei legami attraverso i nodi, dove i nodi sono le aree protette e le stringhe di tessuto che li legano sono i corridoi ecologici.
Ora, tutto questo funziona se e solo se noi permettiamo alle specie, piante, animali, di trasferire il loro patrimonio genetico da una parte all'altra, perché altrimenti subiranno degli isolamenti e subire degli isolamenti vuol dire frammentare l'areale e frammentare l'areale, come vi dicevo all'inizio, è molto pericoloso per la sopravvivenza delle specie, per i motivi di inbreeding genetico di cui probabilmente credo che i miei colleghi vi abbiano parlato.